Continuano i lavori di ripristino nelle aree costiere colpite dalla mareggiata della notte tra il 5 e il 6 febbraio e continua la conta dei danni. Sulle spiagge tra Milano Marittima e Cervia, meno colpite rispetto ad altre zone, i titolari degli stabilimenti sono al lavoro per recuperare il salvabile, ma tra di loro c'è anche chi, oramai scoraggiato, confessa di non sapere più se valga la pena rimboccarsi le maniche e ripartire. I danni che noi subiamo dipendono soprattutto da chi non ci permette di fare un minimo di fondamentazione affinché l'acqua non crei problemi passando da sotto, perché i danni si creano quando l'acqua si infila sotto le strutture e queste strutture dopo cedono. Allora noi dobbiamo sapere se dobbiamo stare qui e lavorare in modo corretto o se dobbiamo andare via, perché se dobbiamo stare qui e mettere dell'autobloccante che sappiamo che non tiene, che sono questi mattoncini qui, non possiamo fare un minimo di protezione. Non sono più le spiagge di 100-150 metri come negli anni indietro. Adesso il mare ce l'abbiamo ridosso e dobbiamo stare qui senza protezione, subendo questo tutti gli anni. Questa pavimentazione qui, io sono stato obbligato a farla, così come hanno voluto loro, con materiale che si chiama autobloccante, che vola via appena arriva una quantità di acqua alla quale siamo sottoposti noi, in queste situazioni qui. E quindi il lavoro fatto 2 anni fa è risultato completamente Inutile. vano. Senta, con che spirito adesso si ricomincia? Ci si rimbocca le maniche e... Lascio a voi l'immaginazione, visto che queste cose qui le ho subite anche nel 2013. A poche decine di metri un altro proprietario è al lavoro con pale e macchinari. Ci fermiamo a parlare anche con lui. La mareggiata ha divelto le vetrate, è entrata dentro i locali, ha allagato tutto, quindi i danni immaginabili, i vetri, i macchinari. La spiaggia, la duna è stata stesa all'interno, quindi camionate di sabbia, migliaia di tonnellate di sabbia, questa è tutta sabbia che è stata riportata dal bargia verso la spiaggia, quindi. Senti, adesso oltre al lavoro si contano anche i danni. Sì, io ho dato una stima più o meno dei miei, che probabilmente dalla zona da Canalino, dalla zona nord di Milano Marittima sarà ogni stabilimento, sarà secondo me attorno ai 10-15 mila euro a bagno. Come minimo, poi qualcuno avrà anche di più, ho visto delle strutture completamente distrutte. Per fortuna da noi no, però. Senta. Cosa non ha funzionato? Chiaro, la forza del mare è stata potente, una mareggiata forse inaspettata per il... C'era poco da fare, non, la duna di protezione c'era, era ampia, ma non. Io è qualche anno che sono in spiaggia, un mare, sono appassionato di vela, di surf, di windsurf, così, una mareggiata così da noi in 30 anni io non l'avevo mai vista. Senta, lei come si è reso conto di quello che stava succedendo? È corso subito qui a vedere? E a fare cosa? Ho visto solo la forza del mare. E una marea alta di luna coinciso con una mareggiata del secolo, possiamo dire, e quindi c'era poco da fare. Se la duna fosse stata la duna di protezione, la diga di protezione di sabbia fosse stata anche il doppio, non avrebbe contato niente. Ma un po' meno danni, sì, ma il mare qui è arrivato fino all'ultima traversa, fino al viale Matteotti, quindi è proprio allagato.